Nel 2018 un progetto importante che coinvolge tutte le cooperative, un progetto dove la formazione sarà al centro. Sì, la direzione regionale di Legacoop ha definito e lanciato un progetto sui temi del governo cooperativo, della governance, che sembrano un fatto tecnico, ma in realtà sono il cuore dell'essere cooperativa. L'essere cooperativa significa gestione democratica, significa coinvolgimento dei soci e ciò ha delle implicazioni che non sono solo, diciamo così, di natura etica, ma delle implicazioni anche sulla modalità di conduzione della cooperativa, modalità che la rendono differente da tutte le altre imprese e che sono elemento centrale anche rispetto alla sua competitività e capacità di stare sul mercato. Si partirà con un convegno, poi una serie di appuntamenti legati alla formazione e poi incontri specifici con le cooperative. Sì, abbiamo deciso di partire con un momento di riflessione e di studio, perché questi temi hanno bisogno di approfondimento, hanno bisogno di pensiero. Dopodiché abbiamo già definito un programma, un piano molto dettagliato e diversificato di attività formative rivolte ai consiglieri di amministrazione, rivolte ai soci, alle basi sociali, rivolte ai quadri e ai dirigenti delle cooperative su questioni diverse. Questo per dare maggiore capacità e conoscenza degli elementi gestionali, ma quindi anche per aumentare il livello di partecipazione alla gestione della cooperativa, alla vita democratica della cooperativa. L'ultima fase, gli incontri con le diverse cooperative, obiettivo che ogni cooperativa si doti di un regolamento. Sì, la democrazia, diciamo così, ha bisogno di essere regolata e regolamentata. Quindi la direzione sta definendo un piano di linee guida che proporrà poi alla discussione delle cooperative, perché poi è ben chiaro che le regole di funzionamento interne alle cooperative sono nella responsabilità della cooperativa stessa, devono essere quindi eventualmente discusse, assunte, adattate ai diversi tipi di cooperazione che ci sono e quindi avremo anche a fianco a tutte le cose di cui abbiamo detto una serie di incontri con i soci delle cooperative e con i dirigenti delle cooperative perché queste possano divenire a un'autoregolamentazione di tutti questi aspetti che riguardano la partecipazione, che riguardano la divisione dei poteri e delle responsabilità all'interno della cooperativa e della gestione aziendale.